Hey guys, qui vostro Jamie Gamer e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Undertale. Nello scorso episodio, abbiamo affrontato ancora molti pericoli e siamo riusciti ad arrivare in questa zona dove abbiamo avuto il primo incontro con Undyne e adesso lei ci separa davanti ed è pronta a sfidarci. Vediamo un po' se il nostro cuore è pieno di determinazione e vediamo se riusciamo ad affrontarla. Prima di poter cominciare la battaglia contro Undyne, vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video con i vostri amici e anche la serie, e mi raccomando, attivate anche la campanellina e iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun video della serie. Detto questo, raga, purtroppo la stella qua non c'è, ragazzi, ma è molto strano. Ma va bene, non importa. Andiamo! Eccoci qua! Dunque, basta fuggire! Eccomi! Ci siamo, ragazzi! Ergarde! Allora, iniziamo subito con la battaglia contro Undyne. Allora, vediamo un po' che cosa può fare Undyne. Undyne, attacco 50, difesa 20. L'eroina che non si arrende mai. Finché sei verde non puoi scappare. A meno che tu non impari a guardare in faccia il pericolo. Non resisterei un secondo contro di me. Allora, nuova tattica di battaglia. Il nostro cuore è verde. Noi dobbiamo parare adesso le lance che ci lancia addosso. E in questo momento, raga, noi non possiamo fare niente, tipo agisci, tipo supplica. Dici a Undyne che non vuoi combattere, ma non succede niente. Non male, che ne dici allora di questo? Ok. Poi usando le freccette possiamo direzionare bene lo scudo. Tanto non possiamo fare niente, raga, dobbiamo per forza risparmiare. Per anni ho sperato in un lieto fine. Davvero? Vediamo un po' cosa sa fare Undyne. Ok. Undyne si passa il dito sul collo. Allora risparmiamo. E adesso la luce del sole è così vicina. Allora, per adesso è un po' facile, però vedete che poi le lance diventerebbero molto veloci. E poi saranno anche troppe. Dobbiamo continuare a dover difenderci, in pratica. Non lascerò che tu ce le porti via. Ok, attenzione. Ok. Sempre pietà, ragazzi. Gna! Basta con il riscaldamento! Davvero? Per me questo è un riscaldamento? Olè! Oh! Ok! Quando il cuore diventa rosso, noi possiamo scappare, vedete? Perché diciamo che è questa la tattica per combattere contro Undyne. Visto che lei è molto forte, allora fuggiamo! Se è l'unico modo che possiamo fare. E ora corri via, via, via! Ci stai seguendo! Aiuto! Aiuto! Ci ha preso! Cavolo! Questa volta non riuscirai a scapparmi. In pratica, raga, dobbiamo fare sempre così, raga. Non esiste nessun modo per affrontarla, bisogna solo scappare. Sì, raga. Onestamente, ti sto facendo un favore. Davvero? Sì, raga, perché siccome è molto forte e lei non ci risparmia, l'unico modo è scappare. Questo è l'unico modo per battere Undyne. Sì, ragazzi. Nessun umano è mai andato oltre Asgore. Ah, lo sapevo. Quello è un trabocchetto, raga. Bene. Ancora risparmia? Ucciderti ora sarebbe un atto di pietà. Oh, adesso veloci sono. Oh, mamma mia cosa ho fatto. Ok, risparmia. Quindi smettila di essere così resistente. Davvero? Io non demordo. La mia determinazione è molto alta rispetto alla tua, Undyne. Olè, adesso possiamo ancora scappare. Dobbiamo fare sempre così, raga. Sempre difenderci e scappare. Andiamocene via. Corri, 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 corri. Cos'è? Benvenuti? Non ho potuto leggere. Mannaggia. È l'ultima volta che mi sfuggi. Sicura, Undyne? Risparmiamo. Alphys mi ha detto che gli umani sono determinati. E infatti io sono determinato. Ah, allora. Questa freccia lì, ragazzi, vuol dire che va all'incontrario. Quindi non lasciatevi ingannare. Adesso capisco che cosa intendesse. Ecco, vedete, quando c'è quella gialla vuol dire che va all'incontrario. Quindi non vi ingannate, ragazzi, eh. Ok, risparmio ancora. Ma anche io sono determinata. Davvero? Mamma mia. Non è facile? Ok. Pietà ancora. Determinata a finirla proprio ora. Ok. Oddio, cosa ho appena fatto? Ho quasi rischiato solo per farmi colpire, eh. Proprio ora. Questa volta mi ha preso. Vabbè, raga, erano troppe frecce. Proprio ora. Sono velocissimi, raga, aiuto. Ok. Potrei anche curarmi, ma non lo faccio. Ah, ah. Davvero, cosa ti ridi, mia cara? Olè. Cosa ho schivato?
Gna, ma vuoi crepare, piccola peste? No, non creperò mai davanti a te. Oh, mamma mia, cosa sto facendo? Ok, ora dobbiamo ancora scappare. Fuggi e corriamo via. Forza, forza, corri, corri, corri. Chi è che mi suona? Ehi, come va? Senti, stavo pensando. Tu, io e Undyne dovremmo uscire insieme ogni tanto. Sono sicuro che sarete ottimi amici. Papyrus, mi stai chiamando nel momento di una fuga. Non so te se siete reso conto. Perché non ci incontriamo a casa sua più tardi? Comunque è un consiglio questo qui, ragazzi. No, cavolo, ancora m'ha preso. Sta infame. Smettila di scappare. Allora, vedete che adesso non ci ha fatto più diventare verde il nostro cuore? Quindi possiamo fuggire tranquillamente. Ha capito che ormai siamo molto determinati a scappare. Oh, Sans, aiutami! Oddio. Ha capito che ero lì fermo. Via, corri, 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 corri! Dovremmo avercela fatta, sì. Ok. Mamma mia, ragazzi. È stato tosto. Armatura troppo calda. Ma non posso arrendermi. Si è stancata. Mi dispiace tantissimo, Undyne. Allora, vedo che... Vediamo un po', analizziamo. Sembra disidratata. Ah, ha bisogno di sete. Vedo anche un distributore di acqua. So cosa state pensando. Che forse sarebbe una cattiva idea. Ma io lo devo fare. Un distributore d'acqua. Ne prendo un bicchiere? Sì. Hai preso un bicchiere d'acqua. Ah, ragazzi, me ne pentirò di questa scelta. Ma... Dopo quello che ha fatto Undyne lo capisco. Lei vuole ucciderci. Ma non merita una fine. Noi siamo delle brave persone. E daremo l'acqua a lei. Dell'acqua a Undyne? Sì. È la cosa giusta, ragazzi. Non so se lo vedete, raga. Si è ripresa. Ok. Forse perché c'è il mio schermo da quella parte. Ok, se n'è andata. Purtroppo c'è il mio schermo forse lì davanti, raga. Vabbè, se n'è andata alla fine, raga. Avete visto? Ok, va bene. Sono andato controllando, sto premendo i tasti. Fammi ritornare da Sans. E... No, perché avevo visto Sans da quella parte. Non c'è più. Ma dai, qui prima c'era Sans. Vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, prima di andare avanti, raga, dobbiamo fare una cosa molto importante. Avete presente adesso la chiamata che appunto... ci ha fatto adesso Papyrus mentre scappavamo? Beh, appunto, è quello che noi dobbiamo fare in questo episodio. Dobbiamo andare alla casa di Undyne. E sapete qual è la casa? Beh, ci vediamo non appena. Intanto salvo la partita per sicurezza. Il vento adesso è una brezza, ciò ti dà determinazione. Ok. Ci vediamo, ragazzi, non appena sono tornato alla sua casa. Ok, ragazzi, sono appena ritornato qui in questo luogo, come avete visto. Fatemi intanto salvare per sicurezza. Sento una tranquillità rassicurante. Ti riempi di determinazione. Ok, intanto salviamo. Bene, adesso dobbiamo andare a incontrare Papyrus che sta appunto da questa parte. Vi ricordate appunto la casa? Quella dove, beh, avevamo visto anche nello scorso episodio? Beh, quella casa che sta appunto qui a sinistra è la casa di Undyne. Eccola qui infatti. E qui, come vedete, abbiamo già Papyrus. Oh mamma mia, ragazzi, io ho già paura di quello che potrebbe succedere. E c'è anche un dummy qui, vediamo un po'. Cosa? 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 È solo un lavoro. Ah, ok, quindi abbiamo paura adesso dei dammi, perfetto. Va bene, parliamo con Papyrus. Oh, oh! Ecco che arriva l'essere umano! Ci sei per sparsartela con Undyne? Ho un piano per farvi diventare amici per la pelle. Esci con loro? Sì, ormai non abbiamo alternative, raga. Ok, vieni, resta dietro di me. Psst, assicurati di darle questo. Lei le adora. Va bene. È finita la musica. Eccola, Undyne. Ciao, Papyrus. Pronto per il nostro privatissimo allenamento personale? Puoi scommetterci! E ho portato qualcun altro! Ciao, non credo che ci siamo mai... Appena ci ha visto, subito con la faccia. Mi sa che gli sta per partire l'esplosione di rabbia. Lui tanto non capisce niente. Perché voi due non entrate? Aiutami! Questa mi ammazza, aiuto! Raga, non abbiamo scelta. Dobbiamo andare avanti. Andiamo. Ecco, Undyne. Ti ha portato un regalino per te.
per conto suo. Però ce l'ha lui in mano. Grazie. Lo metterò insieme agli altri. Mica quanti ne aveva. Dunque, siamo pronti per iniziare? Accidenti, Erbolina, mi sono appena ricordato. Devo andare al bagno. Voi due divertitevi. È così che vai al bagno, sfondi la finestra della tua amica Undyne, fammi capire. Siamo rimasti soli a quanto pare. Che ci fai tu qui? Vuoi rinfacciarmi la tua vittoria? Vuoi umiliarmi ancora di più? È così? Vorrei dirgli sì, raga, ma non sono per questo. No. Allora perché sei qui? Aspetta, ho capito. Pensi che diventerò tua amica, eh? Giusto? Sì, mai con te. No, dai, comunque dobbiamo essere gentili. Sì. Davvero? Incantevole! Accetto! Solazziamoci nelle gioie dell'amicizia! Ma anche no! Perché mai dovevi essere amica con te? Se tu non fossi ospite qui, ti avrei menato all'istante. Sei l'ostacolo alle speranze e ai sogni di tutti. Non sarò mai tua amica. Adesso vattene da casa mia. Ach! Che peccato! Pensavo che Undyne riuscisse ad essere tua amica. Ma immagino che l'abbia sopravvalutata. Si vede che non è all'altezza. All'altezza? Cosa? Papyrus, aspetta un attimo. Maledizione. Pensa che io non sia in grado di essere amica tua. Che scemenza. Potrei diventare amica di una mezza cartuccia come te quando voglio. Gliela farò vedere. Ascoltami, umano. Non diventeremo semplicemente amici. Diventeremo migliori amici. Farò in modo di piacerti così tanto che non riuscirai più a pensare a qualcun altro. È la vendetta perfetta. Perché non ti siedi? Oh, mamma mia, raga. Come l'appuntamento di Papyrus adesso con Undyne. Vabbè, a sto punto accomodiamoci, raga. Serete continua? Non vedo perché no, raga. Sei a tuo agio? Ti darò qualcosa da bere. Va bene, grazie mille. Mica quante cose ha preso. Ecco fatto. Cosa ti andrebbe? Vediamo. Io forse prenderei la Coca-Cola che è quella blu. Vabbè, la vado subito. Oh! Ehi, non alzarti! Tu sei l'ospite, rimani dove sei e rilassati! Potevi anche chiedermelo gentilmente, scusami, eh? Cioè... Perché non indichi quello che vuoi e basta? Puoi usare la lancia? Ah, ok. Avevo detto... quella cosa blu. Hot chocolate. Green, va bene. Facciamo questa. Oh, vuoi della cioccolata calda? Aspetta, aspetta. Mi sono appena ricordata... quella scatola è vuota. Ho smesso di prenderla perché era sempre una seccatura. Asgore continuava a sporcarsi la barba di marshmallow. Ah, quindi non posso. Allora prendiamo il tè bot, allora? Non lo so. Tè? Arriva subito. Ah, quindi proprio il tè dovevamo scegliere. Ok. Volevo la cioccolata calda, eh. Ma vabbè. Ok, la sta preparando. Ci vorrà un po' per far bollire l'acqua. Quanto ci mette? Ah, ecco. Sono saluto, sta fermo. Ok, è tutto pronto. Cioè, in questo momento vorrei tanto ammazzarmi per questo appuntamento, ve lo giuro. Ecco qua. Anche lì si è seduta. Attenzione, scotta. L'ho notato. Non scotta così tanto. Bevilo e basta. Bevi un sorso di tè. È bollente. Ma a parte questo, è piuttosto buono. Ok. Non è male, vero? Solo il meglio quando si tratta dei miei preziosissimi amici. Anche se non lo siamo ancora, eh. Ehi, lo sai? È curioso che tu scelga proprio quel tè. Tè di fiori gialli. È il tipo preferito da Asgore.
In realtà, ora che ci penso, un po' mi ricordi lui. Siete entrambi due completi incapaci, più o meno. Beh, grazie per l'offesa. Sai, da piccola ero sempre piuttosto impulsiva. Una volta, per mostrare di essere la più forte, provai a battere Asgore. E sottolineo, provai. Non riuscii a colpirlo nemmeno una volta. La cosa peggiore è che per tutto il tempo non ha mai contrattaccato. Ero così umiliata. Dopo si è scusato e mi ha detto qualcosa di bizzarro. Senti, vuoi sapere cosa fare a sconfiggermi? Io ho detto di sì, e da allora lui mi ha allenata. Un giorno, durante l'allenamento, sono riuscita a sopraffarlo. Mi sono sentita male. Ma lui era raggiante. Non ho mai visto qualcuno così fiero di averle prese. Comunque, per farla breve, ha continuato ad allenarmi. E adesso sono il capo della Guardia Reale. Quindi sono io che insegno agli innetti come si combatte. Come, Papyrus. E questo l'abbiamo già capito, ragazzi. Ma, ad essere sincera, non so se potrei mai far entrare Papyrus nella Guardia Reale. Non digli che te l'ho detto. È solo che, beh, voglio dire, non è che sia debole. Anzi, è un tipo dannatamente tosto. È solo che è un po'... è troppo innocente e gentile. Voglio dire, guarda, avrebbe dovuto catturarti. E invece ha finito col diventare tuo amico. Non potrei mai mandarlo in battaglia. Verrebbe ridotto in tanti piccoli pezzi sorridenti. E anche per questo che ho iniziato a insegnargli a cucinare, sai? Quindi, magari potrebbe farlo altro nella sua vita. Mo si spiega cosa ha imparato lui con la cucina. Oh, scusami, ho parlato così tanto. Che hai finito il tè, non è vero? Te ne prendo dell'altro. È rimasta ferma? Aspetta un attimo. Papyrus, la sua lezione di cucina sarebbe dovuta essere in... Vabbè, scusate. Sarebbe dovuta esserci in questo momento. E se lui non c'è per farla, sarei tu a prendere il suo posto. No, ti prego. No, risparmiami, non voglio. Proprio così. Niente arresto me, Papyrus, più affiatati che in cucinare. Ciò significa che se dessi a te le sue lezioni, diventeremo più affiatati di quanto tu possa immaginare. Paura? Diventeremo migliori amici. Mamma mia, ragazzi, per favore risparmiatemi la lezione di cucina, no. Iniziamo dal sugo. Minchia. Visualizza queste verdure come il tuo più grande nemico. E ora polverizzale con i tuoi pugni. Come colpisci? Forte o piano? Non lo so, io farei forte. Perché devo fare tipo tu così con la mano. Colpisci le verdure con tutta la tua forza. Rovesci un pomodoro. Sì, sì. I nostri cuori si stanno unendo contro questi salutari ingredienti. Ora è il mio turno. Mia! Madonna, un pugnazzo, yeah. Sembra tipo... vabbè, mi ha spoccato anche la faccia. Più tardi metteremo questa roba in una ciotola. Ma per adesso... mamma mia. Aggiungiamo gli spaghetti. Gli spaghetti fatti in casa sono i migliori. Ma io compro solo quelli confezionati. Sono i più economici. Mia! Mettili nella pentola. Come ce li metti? Con forza o con cautela? Qua con cautela. Non voglio scottarmi le mani. Metti gli spaghetti uno alla volta. Risuonano sul fondo vuoto. Bene. Bene. Adesso è ora di girare la pasta. Come regola generale, più giri, meglio è. Pronti? Facciamolo. Premi continuamente Z. Porca vacca. Mescola più forte, ho capito. Più forte. Più forte. Sì, vabbè, addirittura. Stai scherzando. Così si fa. Bene, adesso l'ultima fase. Accendi i fornelli. Lascia che il piano cottura simboleggi la tua passione. Lascia che le tue speranze e sogni diventino fuoco ardente. Pronto? Non trattenerti.
premi right. Così. Ok, con la freccia, non l'avevo capito. Più caldo. Minchia, quanto. Più caldo. Maledizione. Lascia fare a me. Sinistra, folle. Questo fornello ha una sola direzione. Visto? Ecco come... vabbè. Minchia. Andato in palla. Tutto distrutto, raga. Ah, diamine. Ci credo che Papyrus fa schifo a cucinare. Mi sa proprio di sì, guarda. Porca vacca. Bene, e adesso? Album di ricordi? Bracciali dell'amicizia? Non esagerare. Ah, ma chi voglio prendere in giro? Ho proprio incasinato tutto, non è vero? Non posso obbligarti ad apprezzarmi, umano. Alcune persone semplicemente non vanno d'accordo. Lo capisco se ti sentissi così nei miei riguardi. E se non possiamo essere amici, va bene lo stesso. Perché se non siamo amici, vuol dire che posso distruggerti senza alcun rimorso. Oddio mio. Sono stata sconfitta. Casa mia è a pezzi. Ho persino fallito a diventarti amica. Basta. Non me ne importa più se sei l'ospite. Un'ultima rivincita in cui ciascuno dà il meglio di sé. È l'unico modo per avere la mia dignità. Su, fatti avanti. Colpiscimi con tutto ciò che hai. Gna! Mamma mia, Undyne ti lascia sperare il primo attacco. No, ragazzi. Io risparmio. Mostrami che sai fare. Allora. Tra parentesi. Se fate sempre pietà, raga, non funzionerà. Fa del tuo peggio. Vedete? Se facciamo sempre pietà, lei non ci risparmia. Lei vuole che lasciamo il primo attacco. Io, raga, non l'attacco. Ma sapete cosa posso fare? Posso fare un fitto attacco. Così sbloccheremo questa battaglia. E allora, finto attacco sia. Finci di colpire Undyne con tutta la tua forza. 1. Gli abbiamo fatto 1. Cosa? Questo è il meglio che sai fare? Anche attaccando con tutta la forza. Non riesci proprio a volermi fare del male, eh? Sai che ti dico? Nemmeno io voglio farti del male. All'inizio odiavo il tuo stupido atteggiamento zuccheroso, ma il modo con cui mi colpisci adesso mi ricorda qualcuno con cui mi allenavo spesso. Adesso so che non sei solo debole e incapace. Sei debole e incapace, ma con un gran cuore, proprio come lui. Ascolta, umano. Pare che tu e Asgore siate destinati a combattere. Ma conoscendolo, probabilmente non ne ha intenzione. Parlaci. Sono sicura che puoi convincerlo a lasciarti andare a casa. Prima o poi, qualche umano malvagio cadrà qua giù. E prenderò la sua anima, invece. Ha senso, no? Oh, e se tu dovessi fare del male ad Asgore? Prenderò le anime umane attraverso la barriera e ti gonfierò di botte. Gli amici servono a questo, no? Adesso andiamoci da questa casa in fiamme. Mi sembra anche giusto. Beh, è stato divertente, eh? Dovremmo uscire ancora qualche volta? Dopo quello che hai fatto? No, no, proprio no. Ma, in qualche altro posto, immagino. Nel frattempo, penso che sarò un po' con Papyrus. Quindi, se hai bisogno di me, fai un salto a Mnevischio, ok? Oh, e se ti servisse aiuto, fa uno squillo a Papyrus, ok? Visto che saremo nello stesso posto, posso parlare anche io. Beh, ci vediamo più tardi, teppista! Teppista, vabbè. E alla fine, raga, ci siamo fatti amici Undyne. In modo un po' bizzarro. Con la casa in fiamme, tra l'altro. È stato un po' un appuntamento molto strano rispetto a quello di Papyrus, raga. Però è stato molto divertente. Detto questo, raga, possiamo concludere qui per questo episodio. Quindi mi raccomando, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video con i vostri amici se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun episodio della serie. Detto questo, raga, dal vostro Jamie Gamer vi saluto e al prossimo episodio. See you next time!